Bentornati su www.paolodetrani.it, il blog che parla di fotografia. Di cosa parliamo oggi? Ultimamente ho riscoperto la bellezza dell'idea, della creatività. C'è stato un lungo periodo in cui ho lavorato, avendo veramente pochissimo tempo per le mie cose, le mie idee, i miei lavori personali. E proprio in queste settimane ho deciso, mi sono ricordato di tornare a dare il giusto spazio al mio lavoro personale, alle mie idee, alla mia creatività. Cosa intendo? Che cos'è il lavoro personale? Il lavoro personale è tutto quello che un fotografo fa, un artista fa, per se stesso, non per lavoro, non per commissione, non su commissione, non per qualche cliente, ma semplicemente per se stesso, per fare ricerca, per sperimentare nuove tecniche, a volte anche nuova attrezzatura, una cosa nuova, un obiettivo nuovo, un flash nuovo, sperimentazione, ricerca fotografica, la ricerca del proprio stile. Questo è il lavoro personale, sono tutte quelle foto che un fotografo fa per passione, tutte quelle cose che un fotografo fotografa perché gli piacciono, senza dover, tra virgolette, rendere conto a un cliente o a un art director o a qualcuno che gli ha commissionato quelle foto. E sapete, cioè, è troppo bello, il lavoro personale è fantastico perché oltre a essere che la cosa che dà più soddisfazione a un fotografo, ma anche, se volete, anche che dà più spazio alla crescita di un fotografo, perché è sicuramente attraverso il lavoro personale che si cresce, c'è anche l'altro risvolto della medaglia, il fatto che tutto quello che si sperimenta attraverso il proprio lavoro personale lo si riporta poi anche nei lavori commissionati, nei lavori che un cliente ci chiede di fare, perché l'esperienza ti fa crescere. E la cosa ancora più bella è che normalmente il lavoro personale è low budget. Low budget vuol dire zero. La maggior parte delle volte il lavoro personale costa poco, o meglio, deve costare poco, non deve essere una spesa, deve essere un investimento. Ci sono delle volte in cui magari qualcosina ci si investe perché magari attraverso quel particolare lavoro si vuole arricchire il proprio portfolio e allora è necessario farlo di una qualità più elevata possibile. Questo magari comporta spenderci 50, 100 euro, 150 euro, è già tantissimo per un lavoro personale. Nella maggior parte dei casi il lavoro personale zero, deve costare zero, deve essere un investimento dal punto di vista creativo e non dal punto di vista dei soldi. Questo perché il lavoro personale è già complicato da mettere in programma per un fotografo, per un artista che lavora e che ha poco tempo. Figuriamoci se poi dobbiamo inserirci anche il fattore costi. Non deve essere un costo e deve, non finirò mai di ripeterlo, essere fatto continuamente, regolarmente. C'è un esempio fantastico, si chiama The Human of New York, mi pare, e è un fotografo appunto newyorkese che ormai da diversi anni gira per New York con una macchina fotografica, un obiettivo e un flash e basta, e scatta le persone che incontra per la strada chiedendo loro la propria storia, una parte della propria storia, facendo loro una domanda, e è virale su Facebook, andatelo a cercare, Humans of New York mi pare si chiama. È fantastico perché a volte noi pensiamo che i lavori devono essere fatti con attrezzatura straordinaria o addirittura 10 flash, super macchina fotografica. No, il lavoro personale spesso si risolve con una macchina fotografica, un obiettivo e un flash, o anche senza flash. Il lavoro personale è basato sull'idea, sulla creatività, su quello che nessuno può copiarci perché è solamente nostra, e per questo si chiama personale. Quindi non pensate
non pensate mai, non, che non vi passi mai per la mente la frase "ma è già stato fatto tutto". Assolutamente non è vero. Non lasciatevi frenare da questo meccanismo che tutti gli artisti hanno in testa, non so perché, a me succede tantissime volte. Siamo vagabondi a volte, ci piace l'idea, ma poi metterla in pratica richiede un piccolo sacrificio. I creativi sono così, poco organizzati, e invece no, spingete, 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 perché prima o poi qualcuno vi noterà attraverso il vostro lavoro personale. Ma vi dirò di più: il 70%, se non l'80%, degli scatti che sono nel mio portfolio sono tratti da lavori personali, perché quello che mi rispecchia di più è il tipo di lavoro che più riflette la mia personalità, la mia creatività, le mie idee. Ed è per questo che il mio portfolio è composto principalmente da immagini scattate durante i lavori personali. Bene, spero di esservi stato utile. Mi raccomando, non mollate mai, insistete, 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 scattate, 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 uscite e scattate, o rimanete in casa e scattate come faccio io. Vi ricordo di venirmi a visitare sulla mia pagina Facebook, Paolo Detrane Fotografo, sul mio blog paolodetrane.it oppure sul canale YouTube dove trovate alcuni tutorial. Grazie e ci vediamo alla prossima.